Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, la sua carriera ha inizio per caso. Il suo desiderio era diventare un insegnante di educazione fisica, e per questo ha frequentato l'ex Istituto Superiore di Educazione Fisica di Torino. In molti le facevano però notare la sua somiglianza con la cantante Madonna, con riferimento al look del periodo di True Blue. E spinta da una coppia di fotografi, inizia così a lavorare da sosia nelle discoteche. Viene ospitata per la prima volta in televisione a Domenica Inn nell'edizione 1986 condotta da Mino D'Amato, proprio in qualità di sosia della popstar statunitense. Nel 1988 appare nella sigla finale del Varietà alla TV delle ragazze, condotto da Serena Dandini. Nel profilo Instagram di Paola Barale qualche giorno fa è stato condiviso un video dove la soubrette piemontese appare stesa in un lettino da medico. Al suo fianco c'è il suo osteopata di fiducia, il dottor Carollo, che è impegnato a raddrizzarle la schiena dolorante. Il medico sta utilizzando delle tecniche all'avanguardia. Come era prevedibile, il filmato è diventato immediatamente virale. Il motivo? Le manovre utilizzate dallo specialista hanno avuto un effetto immediato sull'ex compagna di Ras Degan. Infatti, la stessa, rispondendo alla domanda di una follower, ha risposto di stare molto meglio senza provare alcun dolore. Oltre alla tecnica utilizzata su Paola Barale, i numerosi seguaci della soubrette piemontese sono rimasti meravigliati dalla bellezza del dottor Carollo. Infatti, sotto la clip condivisa dalla donna, sono spuntati una serie di commenti in cui le follower donne vorrebbero il numero di cellulare dell'osteopata affinché raddrizzi anche la loro schiena dolorante. Ecco alcuni commenti ironici. Di colpo, mi si è bloccata la schiena. Quando andare dall'osteopata può essere piacevole.